Signori, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete un set un po' diverso dal solito. Vedete qui davanti il mio iPad Air del 2020, 64 giga. Ci tengo a specificarlo perché è un modello base, ma porca miseria quanto mi sta piacendo. Spero che abbiate già visto il video che ho fatto su di lui. Oggi cosa andremo a fare? Andremo a capire se effettivamente si può utilizzare questo prodotto per il montaggio dei video di YouTube. Ve lo ricordo, questo prodotto mi è stato inviato da Tripodo Shop. Vi consiglio di andare qua sotto in descrizione e buttare un occhio su questo negozio perché è veramente molto interessante. Per quale motivo? Beh, lo staff è veramente super super in gamba, prodotti veramente a prezzi eccezionali, chat direttamente su WhatsApp per quanto riguarda tutto il reparto dell'assistenza, trovate anche le schede video, è possibile pagare pure a rate, cioè veramente, ma di più che cosa volete? Facciamo un piccolo preambolo però. Oggi proveremo a montare un video molto semplice, devo ammetterlo, su questo iPad. Per quale motivo dico un video molto semplice? Perché io non so ancora usare benissimo LumaFusion, che è il programma che andremo, anzi l'applicazione che andremo ad utilizzare oggi, ma me la sto studiando per bene perché ho visto che ha delle potenzialità veramente, veramente incredibili. Al pari di Final Cut e Premiere? Probabilmente no, ma va bene così. La prima cosa che dobbiamo fare è prendere il nostro hard disk esterno dove sono collocati tutti i file che ci serviranno per il montaggio di questo video. Infatti vado a collegare il mio hard disk esterno all'iPad perché c'è la porta USB-C, quindi ovviamente l'iPad legge tranquillamente i dischi esterni, e andiamo ad aprire LumaFusion. Perfetto, eccoci qua. Premiamo sul più per creare un nuovo progetto e iniziamo ad impostare il tutto. Mettiamo 60 fotogrammi, rapporto d'aspetto mettiamo, non so se c'è il 2 primi addirittura, non so se va bene per YouTube, facciamo 16 noni standard per adesso, poi capiamo. Spazio colore, va bene così, schiacciamo sul più e il nostro progetto è stato creato, quindi fino a qua molto semplice. Io non ho mai utilizzato LumaFusion per un progetto vero e proprio, ci ho sempre giochicchiato un pochettino, quindi se notate che ho qualche gap, poi alla fine è per quello. Quindi adesso che cosa andiamo a fare? Andiamo ad importare le clip all'interno del progetto. Qua sopra in alto a sinistra abbiamo la possibilità di vedere tutte le posizioni, a noi ci interessa questa qua, SSD 5G, e questa è la nostra cartella dove è contenuto dove sono contenuti i file che ci serviranno per creare il nostro video. Cosa ci interessa? Ovviamente questo, che è il video principale, e lo trasciniamo nella nostra timeline. Vediamo al volo come scorre, tanta roba, molto bene. Sembra quasi meglio del Mac, cioè vi dico tutto. Se calcolate che alla fine questo iPad costa circa 600 euro, mentre il Mac ne costa 2000, e Final Cut ne costa circa 300 euro mentre LumaFusion circa 30 euro, beh direi che anche il risparmio è notevole. Andiamo a prendere adesso la seconda clip e la trasciniamo qua sopra. Prima di andare avanti vi dico che questo progetto contiene due clip 4K 30fps, quindi comunque abbastanza pesantino come progetto. Allora direi di andare avanti a questo punto. Per prima cosa proviamo a sincronizzare le due clip. Direi di tanto prendere questa clip e fare un bel taglio qui all'inizio col pulsante delle forbici. Poi andiamo qua e facciamo cancella. Perfetto. Ora prendiamo la nostra clip principale e anche a questa gli facciamo un bel taglio qui e andiamo ad eliminare questa. Ora proviamo a mettere sopra le due clip, una sopra l'altra, e vediamo se sono state ben sincronizzate. Vediamo. Ok, è perfetta. Ora dobbiamo andare a togliere l'audio della clip sopra perché non è l'audio buono, mettiamola così. Quindi clicchiamo sulla clip, vado ad aprire i livelli, penso si faccia così, sì dai, è abbastanza intuitivo. E portiamo i livelli di questa clip su 0, meno 90. Sarà totalmente 0, vediamo un po'. Quindi così abbiamo completamente isolato la clip audio e quella video. Perfetto. Ora, che cosa andiamo a fare? Questa schermata così fa abbastanza schifo, direi, quindi penso sia il caso di andare a ridimensionare un pochettino questa ripresa, questa clip. Ora vediamo un attimino come vado a muovermi, ok, questo è più o meno al centro, quindi
Allora, doppio tap sulla clip, poi andiamo a fare, sì, esatto, questo pulsante qua, andiamo a zoomare un po', non troppo, mi raccomando. Qui serve un altro po' di zoom, eccoci qua. Ok, direi che ci siamo, facciamo un lavoro di fino, un altro po', minchia, così è troppo, ok. Ok, dai, sì, così direi che ci siamo, mi piace. Quindi proviamo a tornare indietro e vediamo come viene adesso l'inquadratura. Sì, il trapano così a occhio è sempre all'interno dell'inquadratura. Prima di andare avanti ci tenevo a dirvi che ovviamente questo video che sto ora montando così in live su iPad lo trovate già online sul canale, quindi se vi interessa andare a vedere il risultato potete già trovare il video caricato pubblico sul canale, è il video che riguarda l'unboxing del trapano di Hoto, quindi se vi interessa andate a darci uno sguardo perché anche il trapano merita veramente tanto. Ora andiamo avanti. Come dobbiamo muoverci adesso? Beh, io andrei a regolare un pochettino le clip innanzitutto, quindi vado a spostare un secondino la clip superiore e vado a fare un po' di color sulla mia faccia. Quindi cliccando qui, ora dovrebbe esserci da qualche parte la possibilità di fare un minimo di color correction. Vediamo un po', no? Ok, clicco su originale e poi da qua posso andare a gestire il tutto. Prendiamoci la nostra Apple Pencil e andiamo a fare. Allora, luminosità, un po' di più, perfetto. Saturazione, un po' di più, perché veramente ho una faccia oscena in questo video. Poi, contrasto lo lasciamo così com'è. Raggio, luce, ombra, che cosa succede, che cosa cambia, lo lascerei a zero. Quantità di luce, ovviamente, la lasciamo, la abbassiamo un pelettino. Quantità di ombra, ci piace così. È perfetto, qui possiamo andare a gestire tutti i vari colori, ma direi che per adesso ci siamo. Quindi torniamo indietro. Oh, ora sì, ora ha un bel colore, quindi anche fare la color correction è possibile. Come vedete rimane sempre bello fluido. Ecco qua, ragazzi, colorate sempre un minimo i vostri video perché è importante. Allora, dopodiché, una volta fatto tutto ciò, qua sopra possiamo andare anche ad inserire dei titoli o delle transizioni. Quindi prendere, non so, un testo, che comunque ci sono tutti i vari preset già direttamente in LumaFusion. Vediamo un po' questo, quanto è invasivo, pure questo, però magari si può ridimensionare, vediamo un po', vediamo. Allora, in teoria, eccolo, così ce lo ridimensioniamo a piacimento, ce lo lasciamo qui, da questa parte, e direi che ci piace. Poi, torniamo indietro, lo spostiamo un pochettino più avanti e vediamo come compare, perché se non c'è una transizione possiamo volendo inserirla noi. Esatto, non c'è la transizione. Come la inseriamo la transizione? Clicchiamo qua su in alto, facciamo transizioni e magari, non so, possiamo scegliere una che ci piace. Facciamo il classico cross dissolve, così. Ok, all'inizio. E anzi, così il testo è anche troppo lungo, vi faccio vedere che si può ridimensionare tranquillamente. Facciamo così. Prendiamo la transizione e la mettiamo alla fine. Ok, adesso dovrebbe entrare con una dissolvenza. Perfetto, funziona, ok. Vediamo come sta sulla nostra clip. Io direi che va bene, però dobbiamo farlo comparire un pochettino prima. Prima che si veda anche il trapano. Anche perché tutta questa roba a noi non serve. Quindi io direi che finché, eccolo, non inizio a parlare del trapano, questa clip la togliamo. Perciò andiamo a farci un bel taglio e possiamo tranquillamente eliminare il tutto e questo testo lo abbassiamo. Quindi partirà il classico video, abbassiamo, vediamo un po', esatto, entra il nostro testo classico, è anche abbastanza lunghetto ma va bene così, almeno si capisce proprio, sì. Ci piace. Vabbè, non penso di dover continuare a far vedere come si fanno i vari tagli, cioè c'è il pulsante taglia, basta quello, no? Comunque, il video dura 6 minuti all'incirca, andiamo a farci questo taglietto qua sotto, proprio giusto così, alla fine, tac, tac, perfetto, ora abbiamo il minutaggio preciso,
Io provo ad esportare adesso questo video, ovviamente lo velocizzerò, ma vi lascerò vicino un timer in tempo reale, così capite anche quanto effettivamente ci mette ad esportare il tutto. Quindi premo sul pulsante condividi film, lo chiama film, fighissimo, esporta su foto. Qua possiamo andare a scegliere tutti i settaggi. Non esporterò in 4K, o forse sì, vogliamo proprio metterlo sotto torchio. Io di solito i miei video per YouTube li esporto in Full HD. Facciamo così, per questo test lo esporterò in 4K, però poi tanto devo rilavorarci un pochettino e riesportarlo in Full HD per YouTube. Quindi direi di andare di 4K, ma chi se ne frega, quindi vai, esporta. Ragazzi, ormai ci siamo quasi, quindi approfitto per dirvi che io sono stracontento del risultato. Sì, ci è voluto un po', ma ci sta. Un video 4K a 60 fps esportato dal disco esterno, perché ricordatevi che questi file non sono presenti sull'iPad, ma sono su un hard disk esterno. Quindi assolutamente, secondo me, ci sta. E beh, io per una carriera su YouTube probabilmente il setup che consiglierei ad oggi potrebbe essere questo. Chiaro che col Mac si possono fare più cose, è più potente, è più veloce, ma anche l'investimento è sicuramente più alto. Il Mac costa 2000 euro più 300 euro di Final Cut, o comunque c'è il MacBook Air, ok, sono 1000 euro più 300 euro di Final Cut. Questo ne costa 600 più 30 euro per quanto riguarda LumaFusion, il programma che abbiamo utilizzato noi in questo video. Ci siamo quasi, comunque voi a schermo state vedendo sia la mia faccia sia lo screen recorder dell'iPad, così vi rendete conto, ma ormai eccolo, è fatto. Il video durava 6 minuti e 27, ha esportato 6 minuti e 24 in questo momento. La batteria quando abbiamo iniziato era al 77%, ora è al 59%, e voilà, il video è stato esportato in questo preciso momento. Grazie ancora a Tripodo Shop per aver creduto in questo mio progetto, e quindi ve lo consiglio, sì cavolo, ve lo consiglio assolutamente. È un prodotto veramente incredibile questo iPad, e sono contento che Tripodo Shop mi abbia dato la possibilità di ricredermi, perché io l'ho sempre considerato un prodotto un pochettino inutile, a metà tra l'iPhone e il Mac, e invece è un prodotto che deve fare poche cose, ma quelle cose che fa le fa veramente al 110%. In descrizione trovate il link per acquistare, se volete, se ne avete bisogno, da Tripodo Shop. Per quale motivo dovreste farlo? Beh, per l'assistenza su WhatsApp, spedizione in 24 ore, possibilità di pagare a rate, possibilità di pagare con PayPal, prezzi ottimi, offerte interessanti, personale super competente. Dai, che altro volete di più? Se vi va, lasciate un mi piace per supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale perché tantissime persone guardano i miei video e non sono iscritte. Quindi, le cose sono due: o siete stronzi voi o non sono capace a fare i video io. Quindi, ditemi nei commenti quale delle due opzioni secondo voi è quella più plausibile. Io sono Luca Crocco e noi ci vediamo sempre qui, al più presto, sul mio canale YouTube. Ciao!